Benvenuti in Italia e qui stamattina insieme per la prima volta ad una serie di partite di associazioni che hanno risposto all'appello per dire che Cota si deve dimettere, bisogna riandare alle elezioni. Noi da mesi seguiamo il processo Giovine, ultimamente è scoppiato lo scandalo sanità con l'arresto dell'assessore Ferrero. Insomma, questi fatti dimostrano che questo governo non sta dando credibilità alle istituzioni. In questo momento storico i cittadini hanno bisogno di credibilità e di rispetto per quello che le istituzioni devono fare e continueranno a fare. Cota non lo sta facendo. I politici che la rappresentano devono fare una cosa sola: dimettersi. Se non c'è rilevanza penale, gli accusati saranno assolti. Tuttavia, che abbiano o no rilevanza penale, i fatti restano. Sono fatti e circostanze intrise di favori, di negazione dell'interesse pubblico, di ricerca dell'interesse politico personale. Noi di Libertà e Giustizia non vogliamo tutto questo. Ciò che è emerso dal processo sulle firme false del consigliere regionale Giovine inficia la dignità dell'elezione politica. Pertanto chiediamo a Roberto Cota di restituire il mandato elettorale ai piemontesi, perché possano liberamente ricominciare e ritornare al voto. Le stesse relazioni giuste che devono animare le persone che vogliono concorrere al benessere, al progresso del loro luogo di vita e di lavoro, beh, tutte queste cose ci portano a chiedere con più forza e sempre con più forza che si rifacciano le elezioni in questa regione, che si ristabiliscano le regole minime di civiltà, che si dia a questa regione un governo di qualunque colore, noi ne preferiamo uno piuttosto che l'altro, ma di qualunque colore, che sia però il governo legittimo dei piemontesi, costruito e realizzato rispettando le regole, rispettando le leggi. Gli indignati esistono perché sia a livello nazionale sia a livello locale purtroppo questo centrodestra sta dimostrando non solo di non saper fare il proprio lavoro, ma anche tutta una serie di handicap relativi alla questione morale. Il Partito Democratico è interessato a mantenere una relazione con quello che si sta muovendo nella società, in termini di opposizione alla giunta di Cota, al suo governo regionale. Un rapporto con i movimenti che hanno organizzato questa iniziativa e un rapporto anche con altri movimenti. Oggi i referendum lo hanno dimostrato, c'è, diciamo così, una convergenza tra movimenti profondi della società e le forze politiche che lavorano per costruire un'alternativa. Non si chiedono le dimissioni solo quando si è indagati, anche se un pezzo della sua giunta è rientrata negli scandali della sanità, come che ci ricorda un incubo passato, perché in un anno sono stati bloccati gli investimenti sulle energie rinnovabili, sul diritto allo studio, sulla ricerca, sulle nuove attività produttive, non si è fatto niente contro la precarietà e soprattutto perché noi l'altro anno abbiamo ammesso di aver perso le elezioni, però dopo un anno e siamo a qualche giorno dalla sentenza Giovani scopriamo che loro le hanno vinte irregolarmente. Quindi io credo che fra inchieste, pannoloni e tutto il resto credo che sia ora che Cota dia le dimissioni. Andate a